un nuovo video, ragazzi. Oggi parleremo di un argomento che non c'entra nulla col surfcasting. Infatti, questa è una registrazione molto a volo per un lavoro che ho fatto oggi. Vi ricordo, prima di parlare dell'argomento, di iscrivervi al canale, seguirmi su Instagram per vedere tutte le novità con le storie Instagram, perché lì avrete tutte quante le novità che rispecchiano, diciamo, le nostre pescate, novità. Soprattutto potete darci dei consigli in azienda per come scegliere le colorazioni dei prodotti, le tipologie, lo facciamo così, in quella. Cioè, rimanete partecipi dei progetti che noi poi portiamo sul mercato, al pubblico, ovviamente. Detto questo, ragazzi, oggi vi parlo del palamido. È da un paio di mesi che ci siamo specializzati per quanto riguarda la costruzione e la vendita, ovviamente, dei palamidi, come ben sapete, producendo in minuteria come ami, girelle, eccetera, eccetera. Abbiamo scelto anche questa tipologia di diciamo, utilizzo in pesca. E perché vi sto dicendo questo, ragazzi? Vi sto dicendo questo per il semplice motivo che abbiamo sia la produzione per quanto riguarda accessoristica, quindi. Claudio, devo costruire un palamido da 100 ami. Ricordo, se non siete pescatori professionisti, quindi non avete la licenza per poter pescare con pescheria, eccetera, eccetera, non potete utilizzare più di 200 ami. Quindi noi non possiamo vendere più di 200 ami a blocco. Due palamiti da 200 ami, ok. Ovviamente non calati insieme, cioè ogni pescatore massimo può calare 200 ami, quindi o due palamidi da 100, o quattro palamidi da 50, o un palamido da 200, ok? Questa è una cosa importantissima per rimanere a norma di legge. Noi oggi, proprio per inaugurare questa cosa, ho costruito un mini palamido da una ventina di ami e l'ho calato. Domani mattina lo andremo a recuperare, speriamo bene, come dico sempre, perché è divertentissimo come pesca. Però l'abbiamo calato in una maniera particolare, ovvero l'abbiamo calato, tra virgolette, da riva, cioè nel senso siamo buttati a mare, però con pinne e maschera ci siamo allontanati. Allontanandoci da riva, non di molto, ragazzi, un 60-80 metri, abbiamo iniziato a calare il primo e portato avanti. Ovviamente questo palamido di cui vi sto parlando, ragazzi, è un palamido da fondo, quindi abbiamo una mini boetta, abbiamo messo una pietra, poi abbiamo tutto quanto il filo, quarantina di metri più o meno di palamido, e poi non un altro palamido, però cammina a fondo, o perlomeno fa questo lavoro qua, leggermente rialzata negli angoli, perché l'abbiamo bloccato a metà delle cime, non l'abbiamo bloccato letteralmente sul fondo. Ovviamente questa è una strategia per vedere un po' che succede. Conoscendo la zona, Forbacchione, che non sono, cosa ho fatto? Ho montato alcuni ami, li ho innescati, infilati, messi proprio nei buchi dove so che io là ci sono tane di sariche, eccetera. Scopriremo che succede. Vi dico soltanto che nel recupero, quindi non nel recupero, scusate, quando stavo ritornando, quindi l'ho mollato tutto quanto, nel ritorno ho controllato bene gli ami e ho steso bene i braccioli. Ovviamente è una pesca amatoriale questa, ragazzi. Non è una pesca professionista, però chi non ha la barca o chi non vuole utilizzare la barca e vuole calarsi un mini palamitino, ecco, diciamo così, soft, senza troppo, diciamo, impegno, è una soluzione. Infatti, questa soluzione, soprattutto ne vendiamo tantissimi di palamiti, sono sincero. Claudio, ciao, che fa? Me lo puoi mandare un palamito da 40 ami? Chi lo vuole già armato, chi non armato? Ovviamente, per chi non sapesse, armato si intende quei palamidi che sono già compresi di bracciolo con amo. I prezzi ovviamente cambiano, ragazzi. Mettete conto che i palamidi minimi sono da 15 ami, quindi potete farvi un palamido da 15 ami. Ovviamente il palamido da 15 ami si può intendere anche 50 metri, perché magari volete un amo ogni tot metri, che sia chiaro. Ma diciamo, questi sono altri argomenti, non entriamo, diciamo, in merito. Poi c'è tutta una scelta di ami che poi si discuterà con il cliente, inerente a varie cose. Ovviamente è una cosa molto, molto, molto personale. Comunque, vi stavo dicendo, ovviamente ogni amo va in base alla tipologia di esca e pesce e così via. Noi, ad esempio, abbiamo innescato strisce di calamaro, striscette di calamaro, cuocite, tiki tiki, tentacoli e quello. Nel frattempo, ho preso qualche polpo, ho preso pure i tentacoli e ho innescato anche quelli. Quindi, vediamo cosa succede. Per quanto riguarda invece l'argomento che vi stavo dicendo prima, Furbacchione, ho lasciato questi ami messi così, ritornando aveva boccato una cerniotta piccola così, ovviamente slamata subito perché l'avevamo presa appena appena in bocca. Stiamo utilizzando ami dell'1 approssimativamente, 1-1-0, diciamo Aberdeen dell'1-0, poi vedrete, ho messo ami misti per fare anche un test di vari ami, quale è più performante, cioè ho fatto dei test, sono sincero. E questo servirà soltanto ed esclusivamente per vedere un po' come ci troveremo. Ovviamente uno svantaggio del palamido, a differenza della pesca da riva, è che, ragazzi, purtroppo non si può fare selezione, o perlomeno lo potete fare con l'esca e con gli ami. Nel momento in cui
A bocca, che ne so, una sparlotta, parlotta è difficile, ma una spigolotta maculata, quindi la cosiddetta burlisa, oppure un cerniotto, e a bocca alle 3 del mattino, e tu lo vai a ritirare alle 6, alle 7, alle 9, alle 10 del mattino dopo, capite bene che quel pesciolino purtroppo non ce la fa. E questo è un grosso problema, infatti si tende sempre a spingere altissimo con gli ami, proprio perché in questa maniera non si riece. Anche se, ragazzi, io metto un amo del 6/0, ma un cerniotto da mezzo chilo ci mangia, cioè, capisci cosa vi voglio dire? È importante però non abusare di questa cosa, anche perché c'è sempre la regola dei 5 kg, quindi o un pesce che supera o entro i 5 kg, quindi prendo una spigola di 10 kg, magari Dio, la porto a casa, non mi possono dire nulla, ma se io prendessi 10 spigole da 2 kg l'una o da 1,5 kg, 600, 2 kg, 3 kg, non va bene, è illegale, non si può fare. Ma erano già attaccate. Ok, ma non si potrebbe fare, quindi è meglio che essere sempre in 3-4 persone, mal che vada dividersi il pescato, che è anche bello stare in compagnia con gli amici. Quindi questa è una cosa molto importante. In ogni caso vi dicevo che la costruzione dei palamiti ce n'è di varie tipologie e varie costruzioni, sia quelli di galla che quelli di fondo. Ovviamente c'è tutta quanta una scelta di prodotti che si rifà sempre, ripeto, con un cliente in particolare, diciamo. Ho questa esigenza, voglio questo tipo di pesce, voglio questa tipologia di pescato, pesco a queste profondità, voglio utilizzare queste cose, pesco con la barca, lo voglio lasciare a riva, lo voglio lasciare. Cioè, c'è tutto un insieme di cose che vi permetterà di risolvere questa tipologia di problematica. Ragazzi, ragazzi, sono le 5, prima boa, seconda boa, 40 metri di palamita. Piccolino ma funzionale, tra un po' lo andiamo a provare. Cioè andiamo a smontare, così non andiamo a fastidiare nessuno. Come vedete, da qui a qui. Qua ovviamente non c'è molto fondo, ma già da lì già iniziamo ad esserci 2 metri di fondo. Recupero palavito. Ci mergiamo e andiamo. Vediamo come va. Allora, ci sono quattro murene già attaccate al palamito. È pieno di cerniotti, però le murene sono un problema. Ora devo decidere se e quindi portarvela a casa o tagliare il bracciolo e va. Ho la rottura di volta. Cerniotto è rilasciato. Guardate questo bracciolo. Altra morena sicuramente. Vedremo. In questo momento, ragazzi, come potete vedere, c'è la murena che era uscita fuori dalla tana. Le altre avevano tagliato nel momento in cui ho recuperato, ma questa qua, in questo caso, era uscita fuori dalla tana, e quindi ho pensato bene di, invece di lasciargli l'amo, portarla a riva, come adesso voi vedrete, e in questo modo slamarla e liberarla senza ami, senza fili e senza il rischio di avergli regato troppo di sturo, diciamo così. Anche perché non era di grosse dimensioni, quindi onestamente era un peccato. Era più la parte che si buttava durante la cottura che quella che realmente si poteva cucinare e mangiare. Anche se devo dire che ha una carne eccezionale. Come vedete era ancora arzilla, ma come lei sicuramente durante la nottata. Un 5 perché mancavano una decina di ami, tutti quanti tagliati e attorcigliati, mettendo conto che erano un 45.
Lei è l'unica che era rimasta, insieme alle altre due che però si erano, sono riuscite a tagliare. Lei è rimasta perché l'amo l'aveva presa sul labbro, in realtà dietro la dentiera. Quindi letteralmente l'ha presa dietro la mascella e quindi i denti chiudevano sopra il gambo dell'amo Beck. E sono la nuova serie di ami Beck, comunque, della misura 1. Buona visione per il resto. Ragazzi, la murena che avevo appena preso, l'ho tirata fuori, l'ho slamata, quindi non gli ho lasciato il brecciolo, adesso è qui e adesso la rilasciamo a mare. Oh, sei rimasta viva al palamido, ecco, guardate, questa se ne va come se non ci fosse un domani. Oi! Tanto simpatica non è, eh. Chi dice che sono belle? Eccola qui, guarda che bella quando nuota. Grazie.